sono riusciti, come vi dicevo, ad arrivare nonostante la neve e intemperie e a donarci questo bellissimo concerto. So che il nostro sindaco Boldrini vuol dirci qualche parola, perché questo pomeriggio è anche stato organizzato, è stato pensato in collaborazione con l'amministrazione uscente comunale, e quindi è un'occasione buona perché ci dia un saluto, diciamo, ci dica qualche parola. Quindi do la parola al nostro sindaco. Grazie. Giornata degli auguri che abbiamo introdotto da un paio d'anni è sostanzialmente il piacere di una comunità di ritrovarsi per condividere i momenti piacevoli, come quello di scambiarsi gli auguri per il giorno di Natale, per il prossimo Natale. E quindi non è un momento istituzionale, non è un momento in cui l'amministrazione farà un discorso ufficiale, non faremo resoconti dell'attività svolta durante l'anno, ma è solo uno spontaneo momento di incontro in cui ci si scambieranno gli auguri, ci scambieremo un sorriso, semplicemente. Però in questa semplicità noi vediamo una cosa molto importante, che è quella di creare qualcosa per la comunità, cioè di fare in modo che ognuno di noi si senta veramente parte della nostra comunità, quindi che ognuno di noi, oltre che cittadino di Brezzo di Bedoro, si senta parte attiva della comunità di Brezzo di Bedoro. Quindi semplicemente il momento si racchiude in uno scambio di auguri che faremo di fronte chiaramente al panettone e al pandoro, che non possono mancare il momento di scambio di auguri di Natale. E per questo ringraziamo i volontari dell'Associazione Casa Paolo, il nostro presidente Marco Targa, per questo momento che ci ha organizzato, per questo concerto e per tutta l'attività che ha svolto durante l'anno e durante tutto il suo mandato da presidente. Grazie e ci grazie e tanti auguri. Di appartenenza alla comunità di Brezzo. Poi da lì penso che può partire. Grazie a te, Marco. Grazie. Va bene, benissimo.
romanzini. Se mi dà una mano, non è che non ce li ha detto, forse è vero. Se io non voglio, gliela può. Buone sciate e buone sciate.